in piazza Gaulenti, dove alle 18 di lunedì assisteremo all'assegnazione dei Giochi Olimpici 2026. Un bellissimo evento che vedrà Lombardia protagonista. Saremo qua a tifare per questa destinazione, ma soprattutto con dei dati confortanti. Regione Lombardia risulta essere una meta molto ambita dall'internazionalità. Abbiamo un più 26% di turisti, ma soprattutto nell'ultimo alto abbiamo registrato un più 3,5. Siamo la regione più importante d'Italia con 11 siti UNESCO, dalle montagne ai laghi lombardi a una pianura ricca di residenze e castelli. Una regione sicuramente attrattiva sotto l'aspetto anche enogastronomico, ma non dimentichiamoci l'afflusso importante dell'internazionalità, che parla per la maggior parte lingua tedesca. Numeri confortanti che ci fanno comprendere le buone azioni di Regione Lombardia che ha messo in campo nell'ultimo anno. Tra le azioni più importanti che gli ha messo in campo sicuramente uno sguardo verso i piccoli borghi, i piccoli territori. Per quale motivo? I capoluoghi sono vincenti, ma sono certa che per essere vincenti totalmente dobbiamo essere una grande squadra. Piccoli scrigni, piccoli tesori che Regione Lombardia ha in ogni dove.